Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città, vi accoglieranno. Mangiate quello che vi sarà offerto, guariti i malati che vi si trovano, dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. San Luca, chi era il nostro Luca? Era un medico, probabilmente era medico, quindi oggi ricordiamo anche tutti i medici, e nasce in Siria, quella che oggi sarebbe la Siria. Era una persona intelligente, molto, molto istruita, parlava più greco che ebraico. Infatti le sue opere, il Vangelo e gli Atti, hanno una lingua molto raffinata, quindi si vede che è una persona istruita, che ha studiato tanto. E il nostro Luca cosa fa? Va dappertutto, un po' ovunque, specialmente nelle zone dei pagani. Infatti, il suo emblema, sapete qual è l'emblema di San Luca? Vi ricordate qual è? Ogni evangelista ha un emblema. Luca ha il bue. Avete mai visto? No. Marco il leone, Luca il bue, Marco, eccetera, eccetera. Ecco, perché il bue? Perché, sapete, a quei tempi i pagani non andavano a messa, ovviamente, ma prendevano un animale e lo sacrificavano ai loro dei, quindi ecco perché il bue, perché si dice è andato molto dai pagani ad annunciare il regno di Dio. E abbiamo appunto queste due opere, il Vangelo di San Luca e anche gli Atti degli Apostoli, sembra che siano stati scritti da lui. Bene, nella prima lettura dice San Paolo si lamenta. Si lamenta perché è rimasto da solo, poveretto. Lui si è impegnato tanto per annunciare il Vangelo, però dice: Dema mi ha abbandonato, crescente in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca. Quindi evidentemente si conoscevano bene San Paolo e San Luca, perché è rimasto con lui, proprio con San Paolo. E poi dice ancora: piglia con te Marco, eccetera, eccetera. Dà delle istruzioni e dice: in tribunale nessuno mi ha assistito. Pensate, San Paolo l'ha portato in tribunale, mi ha fatto il processo. Tu annunci una religione falsa, gli diceva. Nessuno l'ha difeso. Pensate. Però dice, non se ne tenga conto. Non se ne tenga conto, poi ci penserà il Signore. E anche per noi oggi, quando qualcuno parla male di noi, lasciamo perdere. Ci penserà il Padre Eterno. Diciamo la verità e basta, non è vero quello che dice Tizio, ma non sta lì a mandare accidenti, maledizioni, eccetera, no. Semplicemente comportiamoci onestamente e diciamo la verità come sta, poi quello che si dice, si dice. Nel Vangelo, sempre di San Luca, dice il Signore manda 72 altri discepoli. Perché 72, non 68, 74, 96? Perché sapete, il Vangelo è anche simbolico. Ogni numero ha il suo senso. 72 è 12 per 6. 12 le tribù di Israele. 6 come il numero dell'umanità. Il 7 è la perfezione, 6 è l'uomo. Quindi tutti gli uomini, dice, andate verso le tribù di Israele ad annunciare il Vangelo, a due,
perché era pericoloso a quei tempi andare da soli, anche oggi, ma a quei tempi di più ancora. Quindi due a due li manda, 72 persone, quindi vanno ad annunciare. E diceva: la messa è tanta, gli operai sono pochi. Già allora, anche adesso. E i seminari sono vuoti, abbiamo poche vocazioni, maschili e femminili, però anche a quel tempo c'era bisogno di operai nella messa del Signore. Quindi non portatevi nulla, non vi appesantite. Uno si porta lo zaino, questo e quell'altro. No, andate semplicemente con i sandali e non salutate nessuno. Quindi fate in fretta ad andare perché è urgente annunciare il Vangelo. E dite pace a questa casa e mangiate e bevete di quello che hanno. Non chiedete cose strane, quello che mettono davanti, mangiate e bevete, poi perché avete diritto alla vostra ricompensa. Non portatevi il denaro, però almeno il cibo, l'alloggio devono darlo. Non passate di casa in casa perché poi con i saluti, ciao, grazie, arrivederci, come stai, vado, torno, si perde tempo. Quindi andate di fretta ad annunciare il regno di Dio. Dice, guariti i malati. Non c'erano i medici a quei tempi, quindi gli apostoli erano chiamati anche a guarire, con prodigi, con miracoli, facevano miracoli. Gesù guarisce tanta gente, era anche un medico, ecco perché Luca, il caro medico, come dice San Paolo. E allora, il messaggio di oggi, ricordiamocelo, abbiamo San Paolo che si lamenta, anche lui meschino, rimasto da solo, quindi anche noi se rimaniamo soli, vabbè, il Signore mi aiuta, non è che ci lascia andare, sta con noi e nessuno lo difende, anzi, molta gente gli dà contro. Anche noi se siamo calunniati, se siamo diffamati, ci pensa il Signore a fare giustizia. Noi diciamo la nostra versione, poi è il Signore che penserà a farci giustizia. E nel Vangelo, appunto, la messa è tanta, pochi gli operai, le vocazioni. Preghiamo per le vocazioni, perché c'è bisogno. Gli italiani non fanno più figli, quindi c'è bisogno appunto di persone che si mettono a disposizione in questo ministero della predicazione, della vita religiosa, perché la Chiesa progredisca, vada avanti, e il Regno di Dio arrivi, perché è vicino, dice, vicino il Regno di Dio deve arrivare. Sia da Gesù Cristo.